La sera non si può uscire più di casa perché non si sa chi si incontra e di conseguenza non si vive bene. Colpisce a volto scoperto lungo le strade aretine. Le sue vittime sono donne anziane, il suo obiettivo i monili d'oro che portano al collo. Il ladro agirebbe sempre secondo lo stesso schema. Affianca la vittima, le strappa dal collo la collana per poi darsi alla fuga. Per adesso il malvivente, anche se non è certo che tutti i furti siano riconducibili ad un'unica persona, è sempre riuscito a far perdere le sue tracce. Si tratterebbe di un vero e proprio scippatore seriale, quello che negli ultimi giorni ha colpito una decina di volte ad Arezzo. Nell'ultimo mese sono stati infatti denunciati scippi in via Romana, in via Piave, in via Arno, nella zona dell'ospedale San Donato, nella zona Giotto, in viale Michelangelo e al Gattolino. Mercoledì pomeriggio una signora anziana, perché sono anche vigliacchi, colpiscono sempre persone deboli, una signora anziana che stava camminando, gli sono arrivati di dietro, uno mascherato, diciamo, perché aveva la felpa col cappuccio tirato su, occhiali da sole e via dicendo, gli ha strappato la catenina e se n'è andato. È uno degli innumerevoli, perché io ho diverse clienti che sono state appunto scippate, un'altra signora l'hanno aspettata al portone, come ha aperto il portone gli hanno strappato la catenina, l'hanno scaraventata per terra, quindi una signora anziana chiaramente può avere anche poi problemi. Un'altra signora, sempre qui di Saione, gli sono andati dietro nell'ascensore, gli hanno chiesto a che piano andava, si sono messi dietro, nel momento che scendeva gli hanno strappato la catenina, hanno richiuso l'ascensore e se ne sono andati. Quindi la zona sta diventando invivibile, la gente vive una realtà di abbandono, non c'è la voglia che dicono che è diminuita la criminalità, ma è aumentata la microcriminalità, perché le persone non denunciano neanche più, tanto non li prendono, quando li prendono non gli fanno niente. Non è possibile proseguire così, anche perché alla fine diventa uno scontro etico che non ci deve essere, perché ci sono assolutamente persone per bene di tutti i colori. Io non ho avuto problemi di nessun genere, abito qua, certo, ne sento tutti i giorni che ne parlano nei negozi, nelle persone che conosco.